legge contro il caporalato verso l'approvazione. Premiati 130 studenti piemontesi. Storie di gastronomie operaie a Palazzo Lascaris. In settimana la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole al regolamento sugli usi civici e sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione. L'assessore ai trasporti ha poi svolto in seconda un'informativa sull'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. La Commissione Lavoro ha dato parere favorevole alla legge contro il caporalato, mentre nella Ambiente è proseguito l'esame delle nuove norme su ARPA Piemonte. In copertina! La terza commissione riunita in legislativa ha dato parere favorevole a maggioranza alla proposta di legge per prevenire il fenomeno del caporalato in Piemonte. Il provvedimento punta alla valorizzazione e al recupero del patrimonio agricolo, alla tutela, all'efficienza delle unità produttive e al miglioramento dello svolgimento dell'attività lavorativa stagionale, di raccolta dei prodotti agricoli. Incentiva inoltre la sistemazione temporanea dei coltivatori stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Il testo passa ora in prima e seconda commissione per i competenti pareri, per tornare in terza per l'approvazione definitiva. Premiazione a Palazzo Lascaris dei 130 vincitori della 35esima edizione del progetto di storia contemporanea rivolto agli studenti piemontesi, indetto dal Comitato Resistenza e Costituzione con l'Ufficio Scolastico Regionale. I vincitori prenderanno parte ai viaggi studio nei luoghi della memoria, in Bosnia e Erzegovina, a Trieste e ai campi di sterminio di Mauthausen e Gusen, in Austria. Noi abbiamo scelto di trattare della traccia sugli anni di piombo, quindi ci siamo concentrati sul terrorismo degli anni 70 in Italia. Abbiamo scelto, nonostante tutto, di non parlare di eventi noti, ma poiché noi veniamo da una cittadina di provincia che è Pinerolo, assieme al nostro professore abbiamo trovato una storia locale molto interessante. C'è stata l'esplosione di una bomba, c'è stato appunto l'intervento di delle caserme, delle rivolte studentesche. Quindi abbiamo analizzato in particolare il clima che c'era a Pinerolo in quegli anni e abbiamo notato come questo, nonostante appartenesse alla realtà locale, ristretta, comunque piccola, di una cittadina di provincia, comunque rispecchiasse nella totalità quello che stava avvenendo nel clima nazionale italiano. Noi abbiamo scelto la traccia numero 2, parlava dell'emancipazione dei soggetti del dopoguerra, nell'immediato dopoguerra. Abbiamo realizzato un sito web riguardante l'emancipazione dei disabili mentali. È una traccia molto delicata da toccare perché anche tutt'oggi sono considerati in modo negativo oppure vengono utilizzati termini offensivi per definirli. Abbiamo realizzato questo sito web incentrandoci sulla figura di Franco Basaglia, che era uno psichiatra triestino che ha lavorato sulla legge 180 che portava a tirar fuori dai manicomi i disabili mentali per dargli del lavoro e quindi portarli sullo stesso piano di tutti gli altri esseri umani in quanto sono tali. Abbiamo scelto la traccia Muri verso Sponti perché io e il mio gruppo abbiamo deciso di sfatare alcuni luoghi comuni. Abbiamo deciso di parlare principalmente appunto dell'immigrazione, che è un tema che è molto ricorrente ultimamente e della quale si sanno proprio molte poche cose. E abbiamo parlato della storia di un ragazzo, Emez, che incontra diverse persone nel suo cammino ed è destinato a dover affrontare questo percorso verso l'Italia, nella quale avrà degli intralci in Libia e quindi Emez deve trovare un modo per riuscire ad arrivare in Italia. Una volta che arriva in Italia lui fa parte della Croce Rossa. Noi abbiamo deciso di finire il video lasciando un punto interrogativo nella quale le persone che vedevano il video si proponevano la domanda se effettivamente l'immigrazione sia o meno sbagliata. Come e che cosa mangiavano i lavoratori piemontesi nelle fabbriche del secolo scorso? Lo si può scoprire visitando la mostra Fame di lavoro, storie di gastronomie operaie, allestita a Palazzo Lascaris fino al 22 luglio. L'esposizione, che illustra le peculiarità dell'alimentazione e del mondo del lavoro torinese, propone immagini, oggetti e documenti d'epoca. Il percorso realizzato dall'Associazione Culturale Cores con l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche si focalizza sull'area torinese, che più di altre ha legato il proprio nome e la propria storia all'idea di fabbrica e industrializzazione.
vuole essere una mostra un po' controcorrente. Per una volta non si parla di chef stellati, di ristoranti di lusso, di cibo come status symbol, ma si parla di un cibo povero, cibo operaio, e del significato che ha avuto in tutta l'epopea operaia a Torino e anche non solo a Torino, tutta la storia del baracchino, del mangiare in fabbrica, le lotte per la mensa. Quindi speriamo che questo sia un punto di vista un po' diverso, che faccia riflettere su un altro aspetto e su un altro significato del cibo. L'importanza di questa mostra sta nel coltivare e custodire una memoria che per il nostro Piemonte è molto importante, la memoria di migliaia e migliaia di lavoratori che partivano da tutto il Piemonte, dalla stessa Torino, e attraverso il cibo in fabbrica, che allora non godeva ancora della realtà delle mense aziendali, portavano questi baracchini, che poi è diventato anche sinonimo degli stessi operai. E io questo baracchino con all'interno il cibo del lavoro, è una cosa straordinaria. Lo dico anche perché vengo da una città di provincia, Bra, in provincia di Cuneo, dove ogni giorno partivano 2000 baracchini per Torino. Quindi sono qui anche a testimoniare l'affetto verso queste persone.